Poi ho detto, dopo faccio salire i ponti, tu devi andare giù con la tua squadra, a Reggio, a cosa, al Buco del Signore, per vedere, sentire la situazione che c'era. Poi alle 10, alle 8 arriverà la 26ª brigata per l'entrata in città. Perciò io, il mio compito era far saltare i ponti per fermare i tedeschi. E secondo, il giorno del 24, partire e arrivare al Buco del Signore. Abbiamo fatto saltare i ponti e alla sera, alle 5, ero al Buco del Signore con tutta la mia squadra. È stato, anche, ho lasciato la montagna, la famiglia che era molto brava, piangevamo tutti, perché ormai ci staccavamo. Infatti la brigata è arrivata alle 8 e alle 10 siamo partiti e Luigi ha dato l'ordine al sottoscritto di partire in testa dalla brigata, per poter guardare, andare molto lenti, che non ci siano magari in giro delle mine e delle trappole. Infatti siamo entrati pian piano e siamo arrivati a Porta San Pietro. Abbiamo attraversato la circonvallazione, che c'era in corso una colonna alleata a piedi che passava, che masticavano, che lui li sapeva così, era il genero, masticavano e se non si sentivano a passare, perché avevano le scarpe col caucciù, cioè con la gomma. Invece noi facciamo un casino tremendo e siamo entrati da San Pietro e avanti, siamo arrivati fino in centro, poi abbiamo fatto delle postazioni, mi ricordo che sono andato a mangiare con la mia squadra e altri lì in piazza Prampolini, andando verso il municipio a destra, lì c'era il ristorante, abbiamo mangiato lì. Eravamo intossicati di formaggio, guarda che mangiavi per mesi formaggio e pane e formaggio ecco, e pane e burro, ma io ero più fortunato perché ero sempre in giro, in particolare in collina, la bassa, e allora succedeva che noi mandavamo già nelle famiglie, e allora il trattamento era tutta una cosa diversa, in poche parole. Poi il mattino, durante la notte, abbiamo fatto la postazione a San Pietro, a Santo Stefano, e abbiamo fatto la base lì nel corridoio di Pecorari, che costruiva le biciclette, le conoscevo, siamo andati lì. Poi il mattino dopo, ho detto, ragazzi, mi devo sentare un paio di ore che vado al comando, ho raccontato una balla. Voi state lì, sono andato a un mio zio che abitava proprio poco distante, gli ho fatto dare una bicicletta e sono andato a casa. Ma a casa, a Cella, lì dove abitavo io, alla via Emilia, l'ho saputo prima che c'era stata la liberazione, mi sono arrivato a casa, che sarà stato, non so, le 9:30, le 10. Era poco che l'avevano saputo che c'era la liberazione. Io sono stato uno dei primi partigiani a farmi vivo, in maniera che tutti. È stato un disastro. Io, che sono molto emotivo, piangevo e non riuscivo a trattenermi al pianto. Mio padre ha detto: lasciatelo stare, non è morto, in montagna le fate morire qui. Dopo sono andato in pozzo lì, mi sono bagnato con dell'acqua fresca, insomma, dopo mi sono messo a posto e poi sono tornato a Reggio, che c'era a Cella tutte le ragazze giovani in colonna a piedi che sono andate a Reggio per entrare in città. Poi man mano che arrivavano a Reggio, perché ci passavano già le alleate, eccetera, a Reggio e tutti a piedi, Modelena, Cavazzoli, via. Ha fatto una colonna che non finiva più. Poi sono arrivati a Santo Stefano, l'ordine era di non entrare in città perché c'erano i franchi tiratori, che li sparavano avanti e indietro, così insomma. Quando c'è stata poi la liberazione, i tedeschi sulla via Emilia, i partigiani ci hanno spostato la segnaletica, anziché segnare Milano, li ha fatti andare alla bassa. E alla bassa si è trovati con tutti i ponti saltati e è stato un casino per loro. Finché sono arrivati, quando sono arrivati a Boretto, con fatica, lì hanno lasciato migliaia di carri armati, cavalli, un po' di tutto, insomma, un bottino enorme. I tedeschi nessuno è riuscito a passare, o pochi, il Po. Per me è stata la mia università, la resistenza, perché ho imparato che io non mi sono mai trovato a disagio in tutta la vita. Mi sono sempre sentito sicuro. Perciò ho fatto la cooperativa, che erano tutti contrari, consorzio, Federcop, eccetera, mi hanno riso in faccia, ma dopo fare la cooperativa sono tutti in fallimento. Tu non hai neanche esperienza. Perciò anche se ci fossero le condizioni, tu non sei all'altezza di andare a dirigere la cooperativa. Gli ho detto, ma voi avete sbagliato tutto. Io sono stato nella resistenza. E
e la resistenza ho imparato molto, è stata la mia università. Abbiamo imparato cose che voi non immaginate neanche.